La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Ben ritrovati amici, appuntamento importante in termini di classifica ma soprattutto in termini di proiezione di campionato per quanto riguarda la nuova Udinese targata Igor Tudor. Comincia quella serie di partite in casa dove veramente il risultato deve stare estremamente a cuore all'Udinese. Arriva il Genoa di Cesare Prandelli, di questo andiamo a parlare insieme al nostro amico Guido Comirato. Ciao Guido. Ciao, ciao a tutti. Andiamo a ripercorrere un pochettino di immagini, partiamo dalla stagione di Arthur Dzeko, quella in cui Arthur Dzeko sbarcò nel nostro campionato, 5-0 all'andata, una mattanza a Luigi Ferraris, l'Udinese impone la sua legge anche in casa, 3-1, due autoreti del Genoa, il gol di Virdis, inutile sigillo per il Genoa da parte di Briaschi. L'Udinese sta cambiando, la squadra ha trovato un suo più funzionale assetto. Rispetto al recente passato, il gioco dei friulani ha un peso diverso, senza dubbio più concreto. E vediamo il perché. Prima di tutto, uno Dzeko ritrovato che gioca con efficacia nella nuova posizione più arretrata. Il brasiliano non è più la bella statuina in attesa della punizione da sfruttare dal limite dell'area. Ora corre avanti e indietro, lancia, inventa, si diverte. E accanto a lui non c'è più il Virdis evanescente di qualche mese fa. L'ala sinistra è in gran forma, gira a meraviglia, sbaglia pochissimo. La manovra della squadra trova logici ed efficaci sbocchi. Il secondo gol dell'Udinese è la riprova della ritrovata personalità di Virdis. Autoritario lo scatto, su perfetto lancio di Mauro. E a proposito di Mauro, il numero 9 è stato uno dei migliori. Ha fatto vedere alcune cose deliziose, come questa sul lancio di Dzeko e colpo di tacco a saltare Benedetti e Onofri. L'azione è poi conclusa con un tiro parato da Martina. Una partita ricca di episodi e di indicazioni che l'Udinese ha condotto da protagonista, confermando la vena di Causio e soprattutto lanciando sulla scena del campionato la coppia Dzeko-Virdis, che oggi vale 17 gol. Ferrari ha tenuto in panchina Marchetti e ha fatto giocare tra i pali Borin. Simoni, che ha mandato in campo Peters alla fine del primo tempo in sostituzione dell'infortunato Corti, può anche prendersela con la cattiva sorte. Due gli autogol del Genoa, il primo di Canuti che anticipa Dzeko ma batte Martina. L'altro dello iellatissimo Faccenda, che segna nella sua porta con la schiena dopo una splendida azione di Virdis e un tiro di Mauro. A questo punto dobbiamo però dire ai tifosi genuani che la loro squadra non è stata soltanto a guardare e non ha combinato esclusivamente guai. Questo è il gol del 2-1 siglato da Briaschi. E queste sono alcune azioni pericolose che non sono state concluse per un soffio. Il Genoa, anche se ha perso, ha saputo lottare. Andata e ritorno troppo forte l'Udinese per quel Genoa. 8-1 a favore dell'Udinese, era un Genoa allora debole, troppo debole nei confronti dell'Udinese, che era stata costruita per qualcosa di molto ma molto importante, diciamolo sottovoce, come lo scudetto. Poi la cosa si sgonfiò strada facendo, complice anche alcuni problemi di natura fisica che condizionarono non poco l'uomo in più dei bianconeri Dzeko, ma nel duplice confronto non c'è stata storia. In campo c'era una squadra che era uno squadrone e una squadra che era una squadretta, e che alla fine quest'ultima, il Genoa, retrocederà in Serie B. Più recente, andiamo avanti con la nostra storia, andiamo alla stagione 2015-2016, finisce in parità, il Genoa di Gasperini impone il pareggio, dopo il vantaggio iniziale Totò Di Natale, pronti via, gol di Natale su azione d'angolo, pareggia su rigore Diego Perotti che calcia alla sua maniera, praticamente camminando. Perotti uno contro uno con Edenilson, prova a cercare l'affondo Perotti,
la palla sul destro, Perotti prende la mira, il tiro viene deviato da Badu. Allontana l'Udinese. Lodi, la palla arriva a Perotti che carica il destro. Carnetis però blocca senza problemi. Però di tacco per Ali Adnan. La finta su Sissoko, attenzione Ali Adnan che prova a liberarsi con un tiro di destro. Calcio d'angolo va tutto bene per Vaghe, la manna in qualche modo allontana. La palla rimane lì, attenzione al tiro di Ali Adnan, la palla però si spegne alta sopra la traversa. De Maio, facile per Gemaili, c'è libero Laxalt, lo vede di Gemaili, Laxalt prende la mira, prova con il mancino, Carnesis blocca senza problemi. Verticalizza per Di Natale, Totò Di Natale, area di rigore, il pallonetto di Di Natale, la manna! Grande il pallonetto di Di Natale. Calcio d'angolo che batte Perotti, dentro per Sissoko, salva tutto Carnesis, anzi Gakpé ha provato a impensierire Carnetis che con la manona ha negato la gioia del gol all'attaccante Gakpé. Va a battere Lodi, va a batterlo dentro per Felipe, di testa per Di Natale, Di Natale! E c'è il vantaggio dell'Udinese con Totò Di Natale, Udinese 1, Genova 0, la firma sempre di Totò Di Natale. Sissoko, dentro per Pavoletti, Carnesis, gli dice di no. Uno contro uno con Badu, gioco di gambe del Monito, rientra sul destro, lo scarico per Gemaili, da lì può tirare, Gemaili! Il tiro di Gemaili, in qualche modo allontana la difesa dell'Udinese, Gakpé, Gakpé, c'è un fallo forse di Danilo, c'è un fallo di Danilo, sarà calcio di rigore per il Genoa. Rincorsa lenta, va Perotti col destro, Perotti! Udinese 1, Genoa 1, la firma di Perotti! E si pareggiano i conti qui alla Friuli grazie alla freddezza di Perotti. La palla per Gakpé, dentro per Pavoletti, Pavoletti col destro, Carnetis gli dice di no, Sissoko ancora viva l'azione, poi Danilo col destro va a allontanare. Scambia corto con Marchigno, avanza Marchigno, ancora Marchigno col mancino, la manna gli nega la gioia del gol. Che azione di Marchigno! Calcio d'angolo battuto, Widmer di testa, la traversa di Widmer. Non c'è più tempo, infatti, finisce 1-1 tra Udinese e Genova. Al gol di Di Natale ha risposto Perotti che ha trasformato il rigore procurato da Gakpé per un fallo subito da Danilo. Una bella partita, con un Genova che stava bene. Sì, l'Udinese stava benino. Benino. Comunque l'Udinese non è che rubò nulla, il match fu estremamente equilibrato, abbastanza piacevole sotto il profilo tattico, anche sotto il profilo squisitamente spettacolare, nulla di eclatante comunque, è un punto che fu salutare per entrambi, perché l'importante per entrambe era non perdere. Non perdere, vero, molto vero. Chiudiamo con una roboante vittoria nel segno dei Dioscuri, amicissimi Erna, amicissimi Sonno, Rodrigo De Paul e Duvan Zapata, che vanno a maramaldeggiare con un Genoa zeppo di problemi. Andrea Mandorlini in panchina, apre Rodrigo De Paul con un destro fotonico. Laxalt, Laxalt, il tiro, la palla è fuori. Duvan Zapata, la vuole Terò. Controllo di Terò che si accentra, spazio per calciare. Rubinho la perde e la ritrova. Widmer, il cross per Duvan Zapata. Duvan Zapata cerca spazio, Marcos Evangelista. Poi il tiro di De Paul, splendido! 20° minuto, Udinese 1, Genoa 0. Grandissimo destro di De Paul. Il tiro di Angella, poi Duvan Zapata,
splendido il 2-0 dell'Udinese con Duván Zapata. Fanno 9 per lui quest'anno. Il gol di Duván Zapata al 31esimo minuto. Si gioca, parte il secondo tempo. Parte Terò, deviazione in calcio d'angolo di Laxalt, che lui sì è uscito anzitempo dalla barriera. Il corner e poi Rubinho si fa gol da solo. Palla che passa in mezzo alle gambe di Rubinho. C'è Laxalt, il cross di Izzo. La palla messa fuori, poi la conclusione, la parata del portiere. Nciam ha provato a calciare. Il pallone per Pandev che entra in area di rigore. Pandev col mancino. La parata di Karnezis. Palladino. Viene chiuso Palladino, fuori di pochissimo. 26esimo del secondo tempo. Genoa vicinissimo al gol con Raffaele Palladino. De Paul, il taglio di Zapata, l'appoggio per Terò che rientra sul destro, il cross, poi la mancano in due, Badu e Zapata, palla sul fondo. Nciam, Palladino, Simeone, Rasoterra, para Karnezis che poi va sulla palla al 90esimo minuto. Finisce così, Udinese batte Genoa 3-0. L'Udinese con questa vittoria sale a 40 punti, rimane a 29 il Genoa che nelle ultime 15 partite ha vinto una volta sola. Anche in questo caso divario netto. Divario netto, due gol di De Paul, uno di Zapata. Divario netto, l'Udinese fece una gran bella figura, praticamente dall'inizio fu superiore al Genoa e la vittoria fu il giusto epilogo di una gara a senso unico. Assolutamente. Io ricordo più che De Paul, che quella volta non era il De Paul di oggi, ma io ricordo soprattutto Zapata, che faceva un gol pazzesco pure lui. Che forse meritava maggiori consensi dal popolo friulano, perché la storia, il presente, ci dice che Zapata era ed è giocatore importante. Qui a Udine ha fatto bene, qui a Udine spesso è stato determinante, ma evidentemente fresco era il paragone tra Zapata e l'asso che aveva prima l'Udinese di Natale. Eh sì, è molto vero, capitato in una congettura spazio-temporale abbastanza particolare. Guido, sono buone testimonianze le immagini scelte da noi di un rapporto di forza a favore dell'Udinese? Sì, io credo che stavolta l'Udinese sfrutterà quello che gli offre il calendario, una gara, non dico agevole, ma una gara alla sua portata, perché sulla carta non è che il Genoa sia decisamente più forte dell'Udinese, al momento si fa preferire, perché con l'avvento di Prandelli adesso tutto funziona bene, è il collettivo del Genoa l'arma in più, mentre l'Udinese ancora come collettivo non ha funzionato, ha vissuto più su alcune individualità, vedi Pussetto, vedi il citato De Paul, vedi ultimamente anche Lasagna, ma qualcosa sta cambiando, l'arrivo di Tudor dovrebbe riportare l'Udinese in una posizione più consona, nel pieno rispetto delle sue potenzialità. Arrivare a metà classifica? Assolutamente no, perché sinora si sono persi troppi punti per strada, ma quando la squadra è nella condizione di salvarsi senza aspettare l'ultimo secondo dell'ultimissima giornata. Va sfruttata anche, secondo me, la differenza di motivazioni. Ha fatto gioco all'Udinese la vittoria del Genoa sulla Juventus. Madonna. Perché ovviamente non dico che ti svuoti una cosa del genere, però
con 33 punti, con uno scalpo così importante, e anche una considerazione inconsciamente il Genoa potrebbe anche abbassare la guardia, è quello che poi spera l'Udinese, che ma l'Udinese non deve sperare in simili traguardi. L'Udinese deve affrontare il Genoa come se il Genoa fosse prima della classe, e deve darsi avviso, dentro, deve a mio avviso aggredire il Genoa, perché il Genoa, quindi l'avversario deve quindi essere concentratissima, la squadra di tutto. In casa il Genoa è una squadra, infatti vedi le vittorie ottenute sull'Atalanta, sulla Lazio, sulla Juve, fuori casa nella gestione Prandelli ha vinto soltanto a Empoli, quindi ha perso a Parma, ha perso a Cagliari, quindi voglio dire bisogna ragionare anche su questi dati. I precedenti dicono Udinese, tra l'altro. Sì, qui a Udine dicono nettamente a favore dell'Udinese, 25 gare, 15 vittorie dell'Udinese, 5 sono le vittorie del Genoa e 5 i pareggi. Anche in fatto di gol comanda decisamente la formazione udinese, 53-32, per cui sai, se diamo retta anche ai numeri sposiamo ulteriormente la fiducia, però le gare non si vincono con i numeri, ma si vince, si vincono in campo, giocando possibilmente bene, giocando con la testa, col cuore e con le gambe. Numeri che però ci danno determinati ragionamenti e ci danno alcune indicazioni per il punto nave. A proposito di indicazioni, i doppi ex sono numerosissimi. Sono tanti, tantissimi allenatori. Beh, il primo è stato Faroppa. Faroppa era un giocatore, un allenatore di 70 anni fa, che allenava entrambe le formazioni. Poi in tempi più recenti parliamo di Cosmi, parliamo Guidolin, Del Neri, di Malesani, Del Neri, Guidolin per un mese soltanto. Giacomini è stato allenatore. Giocatore del Genoa. Giocatore del Genoa, andò al Genoa nel 1961, non tramite l'Udinese, tramite l'Inter, perché l'Udinese lo aveva ceduto inizialmente all'Inter, ma Elenio Herrera, che nel frattempo divenne l'allenatore della squadra nerazzurra, disse: caro presidente Moratti, Angelo, io vorrei che lei mi tenesse Masiero, che era un difensore tuttofare, e il Genoa disse sì, allora datemi Giacomini, e Giacomini se ne andò a Genoa. L'affare lo fece il Genoa, Giacomini fece bene fece bene, ligure, poi passò anche per un anno alla Lazio e ritornò al Genoa dopo, per poi prendere la strada di Brescia e infine del Milan a livello di Serie A, per poi scendere di categoria, Serie C con la Triestina, Serie C con l'Udinese, dopo essere stato uno dei migliori giocatori in Serie A della squadra bianconera negli anni, nella seconda parte degli anni 50. Poi ci abbiamo dato a considerare Gigi De Canio, ma e poi Gigi tanti De Canio, giocatori. Sì, abbiamo detto di Del Neri, di Cosmi, di per quanto riguarda Scoglio, Guido. Elio Scoglio, il grande professore, poi c'era Elio Loschi, che è stato terzino dell'Udinese, della Triestina, poi è stato per un periodo anche allenatore per pochi mesi dell'Udinese, subito dopo la seconda guerra mondiale, e poi del Genoa. A proposito di allenatori, Luigi Bonizzoni, che è stato allenatore dell'Udinese nel 60 sino al 1961, Gipo Viani, che era il direttore tecnico del Genoa, di cui Bonizzoni era allenatore, che poi divenne direttore tecnico dell'Udinese prima di morire, ahimè, il giorno dell'Epifania del 1969. Questo. Poi di giocatori negli anni 50 ricordo Bruno Gremese, che era un elegantissimo terzino mediano, cresciuto in Udinese, poi andò nel Genoa, poi Italo Concia, che giocò nell'Udinese prima versione in Serie A, poi andò anche al Genoa. Poi Pantaleoni è stato un grandissimo mediano, una grandissima mezzala. Piquet, da non confondersi con Piquet. Luciano Piquet, che era un veneto di Mestre, che giocò nell'Udinese, poi andò nel Genoa assieme ad Amleto Frignani. Amleto Frignani era alla destra, che l'Udinese aveva acquistato dal Milan, poi dopo aver disputato qui il campionato 56-57, Frignani se ne andò al Genoa, dove fece ancora bene. Poi in tempi più recenti Carletto Galli venne qui a Udine nel 61, era un udinese allo stremo
per quanto riguarda le sue risorse tecniche, erano andati via i giocatori migliori. Il presidente Dino Bruseschi acquistò, ricordo, Bonafin dal Bologna, acquistò Burelli dalla Juventus, aveva giocato col Bologna, acquistò dal Milan Carletto Galli, ma Carletto Galli era ormai alla frutta, non stava neanche bene sotto il profilo fisico, e dopo 8 gare disputate con l'Udinese litigò con la società e l'Udinese a novembre lo cedette al Genoa, dove ebbe qualche sussulto, nel senso che migliorò il suo rendimento, ma ormai Carletto Galli, che è stato un grande centravanti prima della Roma e del Milan, ormai era alla fine della sua gloriosa carriera, è stato anche centravanti della nazionale italiana. Io ricordo anche Antonio Bordon, che è stato centravanti dell'Udinese in Serie C, poi andò al Genoa, andò anche al Foggia, Denis Mendoza, per poi finire qui nei tempi più recenti. Come facciamo a dimenticare Mandragora, perché è il presente? De Maio. Come facciamo De Maio, come Sandro. Facciamo Sandro, Pezzella, Oddo, Pezzella, Gargo, Berami. Gemiti, poco prima Berami, Gargo, Gemiti, Sottil, Motta, Sottil, vedi l'elenco ce ne sono è, tanti. È lungo, sono davvero tanti. Guido, grazie. Grazie a voi. Ci fermiamo, non resta che essere tutti alla Dacia Arena a tifare Udinese in un momento assolutamente in cui è necessario essere stretti e fare squadra. Grazie ancora Guido, grazie per averci seguito. Alla prossima, ciao! La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi.